Sindaco Variante, buongiorno, ben ritrovato sui nostri canali, salve Sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Partiamo come di consueto dall'aggiornamento Covid-19, com'è la situazione ad oggi, Professor Baronissi? La situazione è una situazione che vede una curva dei contagi in costante ascesa purtroppo. Abbiamo numeri che di giorno in giorno insomma, spostano la curva in alto. E questa è ragione ovviamente di preoccupazione. Alla data di ieri sera noi abbiamo una totale di soggetti, di persone contagiate 157 che fanno registrare un'impennata notevole nell'ultima settimana. Ciò che più è preoccupante però è che dai dati statistici che riceviamo dalla Regione Campania, dall'unità di crisi regionale, c'è un dato negativo che è quello che nell'ultima settimana l'incidenza dei positivi a Baronissi su 100.000 abitanti ha superato la media di quelli della Regione Campania complessivi. Quindi, addirittura siamo in una leggermente ma al di sopra della media dei positivi dell'ultima settimana della Regione Campania. A Baronissi c'è una percentuale di 235,34 nell'ultima settimana, dal 22 al 28 marzo, in Regione Campania questa media è 233,85. Quindi, insomma, non andiamo sicuramente bene. Devo anche così comunicare che si tratta di contagi plurimi all'interno dei nuclei familiari, si contagia il papà, il giorno dopo abbiamo i tre bimbi che sono positivi, quindi all'interno dei nuclei familiari ci sono dei mini focolai e questa è la causa di questa, una delle cause di questa impennata. Un altro dato di rilevanza statistica è che il contagio prende soggetti non più, come è accaduto fino a qualche tempo fa, per lo più anziani, dai 60 in su, ma soggetti anagraficamente più giovani. Quindi voglio dire anche giovanissimi, da 0 a 18 anni noi abbiamo 28 persone contagiate su 157 e a seguire c'è un numero sicuramente straordinario rispetto a qualche settimana fa rispetto alle altre età anagrafiche. Quindi questo deve farci riflettere. Le raccomandazioni sono le medesime. Non sottovalutate i provvedimenti che sono stati assunti, cari concittadini, siamo in zona rossa, c'è l'inibizione e l'interdizione a frequentare per esempio parchi, giardini e ville, gli assembramenti, perché le varianti al virus sono di una contagiosità sicuramente importante, molto più rispetto a qualche tempo fa. Quindi dobbiamo così ancora, in attesa della vaccinazione e della immunità di gregge che noi speriamo avere per l'estate o subito dopo l'estate, mantenere queste misure che non soltanto sono prudenziali ma sono obbligatorie per noi stessi e anche per gli altri. Intanto riprenderà la scuola, questo è ufficiale, il giorno 7 aprile. I nidi riapriranno, le scuole d'infanzia riapriranno, le primarie riapriranno, riaprirà anche la secondaria limitatamente alla prima classe. Dunque un motivo in più per avere ancora maggiore attenzione, un motivo in più per confermare la nostra civiltà, il nostro senso civico, il rispetto, l'educazione nei confronti di noi stessi innanzitutto, ma anche degli altri. Bene, Sindaco, cambiare. Devo precisare che per effetto di questa situazione preoccupante, domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua abbiamo deciso di tenere chiusi tutti
gli esercizi commerciali, ad eccezione ovviamente dei distributori di carburante. Faccio l'elenco per comodità: distributori di carburante, combustibile per uso domestico, fiori e piante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie possono stare aperti, così come possono stare aperti, ma soltanto per il servizio di asporto, bar, ristoranti, pasticcerie, pub e simili. Tutto il resto, cioè gli esercizi commerciali di cui all'allegato 23 del DPCM famoso del 2 marzo, pubblicato su Gazzetta del 2 marzo 2021, osserveranno chiusura, se non già chiusi, per Pasqua e per Pasquetta. Questo è un invito anche a limitare le uscite, cerchiamo di rimanere il più possibile in casa. So che è complicatissimo, è super complicato, anche, abbiamo anche il tempo che meteorologicamente si è messo al meglio. Dobbiamo ancora combattere, è dura. Intanto auspichiamo ovviamente che le vaccinazioni vadano avanti, che finalmente ci siano le forniture adeguate, che finalmente, questa è una cosa su cui io batto, e chiedo alla ASL di potenziare il nostro centro di vaccinazione, che è una Ferrari, che ha 8 box e va avanti però con l'apertura soltanto nel turno pomeridiano. Sabato e la domenica è aperto, ma i giorni feriali soltanto il turno pomeridiano con 3 o 4 sportelli. È un problema di intensificare, di avere più risorse sanitarie, cioè medici, farmacisti e infermieri. Ci sono i medici di base, l'organizzazione non tocca a me, ma assistere così a impotenti a una organizzazione che può e deve essere migliorata secondo noi, con la grave crisi sanitaria che c'è, con la grave crisi economica che c'è, perché più ritardiamo i vaccini, più siamo in pericolo per il contagio, ma siamo anche in difficoltà notevolissima per una crisi economica, per una crisi sociale. Quindi io mi rivolgo all'ASL anche da questa intervista per dire facciamo il massimo per intensificare la forza lavoro all'interno del centro vaccinale per quanto ci riguarda, Baronissi. So che hanno preso di buon lena, insomma, la vaccinazione degli over 80, dei comuni. Credo che da oggi vada avanti la vaccinazione over 80 innanzitutto ai residenti a Baronissi. Gli over 80 residenti qui da noi sono all'incirca 950, └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││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 └└└└└└└└└││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 └└└└└││││││││││││││││││││││││││└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││└└└└││││││││││└└└└└││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 
una buona percentuale è stata già vaccinata. Io chiedo a tutte le persone che non si fossero, over 80 innanzitutto, che non si fossero ancora registrate sulla piattaforma, di farlo attraverso i propri familiari, i propri congiunti, amici. Ricordo che c'è uno sportello qui nel comune in cui può essere fatta la registrazione, quindi qualcuno che non ha parenti che possono provvedere, c'è il comune che ha la disponibilità a registrare in piattaforma queste persone. C'è un numero di telefono dedicato, c'è lo sportello aperto nei giorni di lavoro, c'è un indirizzo di posta elettronica. Bene, Sindaco, parliamo dei bonus alimentari. Ma il bonus alimentare è una misura così organizzata dal Comune, ma finanziata dal Governo nazionale. Noi avevamo delle economie rispetto al finanziamento fatto nel mese di nella fine dell'anno 2020, quindi abbiamo fatto quest'altro round attenendoci scrupolosamente e pedissequamente a quelle che sono le disposizioni, le determinazioni dell'ordinanza di protezione civile nazionale, la 658 del 2020. Quindi abbiamo individuato delle categorie, quelle penalizzate assolutamente dal Covid, cioè quelli che hanno perso il lavoro, che hanno avuto una flessione notevolissima nel lavoro in questi mesi, e anche dando precedenza a coloro i quali nei mesi scorsi, cioè con l'ultimo
avviso del dicembre 2020 non erano stati gratificati, non erano stati beneficiati da questa misura. Le istanze pervenute sono state 498, le risorse messe a disposizione sono state 52.700 euro. In gran parte, in grandissima parte sono fondi statali, ma c'è stata anche un'integrazione dal bilancio comunale. I beneficiari sono stati 204. Purtroppo sono stati esclusi i nuclei familiari che hanno delle difficoltà, per carità lo stesso, ma che comunque hanno un sostegno economico, un reddito di cittadinanza, un reddito di emergenza, o cassa integrazione, insomma hanno dei contributi e dei sostegni comunque pubblici. La distribuzione è cominciata questa mattina, ripeto sono 204 i beneficiari per un totale di 527 buoni. Questi buoni potranno essere spesi per acquisto di generi di prima necessità nei negozi convenzionati, ma insomma i cittadini sanno bene quali sono, c'è già stata una duplice esperienza precedente, quindi andiamo avanti in questa direzione. Ma a proposito di misure, io voglio anticipare che abbiamo allo studio la nostra amministrazione, la giunta, la maggioranza, delle misure di emergenza in favore di soggetti, di persone o di nuclei che hanno avuto danni da questa emergenza sanitaria, che hanno delle conseguenze anche sul lavoro, che non c'è una contrazione significativa del lavoro. Sono allo studio delle misure, che non sono misure da poco, le stiamo mettendo a punto, ne stiamo ancora discutendo. Credo che per la prossima settimana noi potremo dire una parola in più e dare una mano, un sostegno a chi più è stato danneggiato da questa emergenza economica. Ovviamente tutti lo siamo stati, ma c'è una graduazione, una gradualità, e su quelle persone, su quei soggetti andranno ad incidere i provvedimenti che noi vorremmo adottare. Bene, Sindaco, da parte del Governo nazionale c'è stata l'apertura ai concorsi, no? Nell'ultimo, ecco, sotto questo punto di vista, com'è la situazione? Non c'era bisogno di riapertura da parte del governo nazionale, perché quella è l'operatività di un concorso. Per quanto ci riguarda, la Gazzetta Ufficiale ci ha comunicato che domani, 2 aprile, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale numero 26 sarà pubblicato il concorso per il comune di Baronissi. Anzi, sono per la verità 4 concorsi per un totale di 10 posti part-time a tempo indeterminato, part-time al 50%, a tempo indeterminato nel comune di Baronissi. Sono 2 posti di vigile urbano, 4 posti di tecnici, 2 posti di amministrativi, 2 posti di contabili, tutti di categoria C. Per partecipare è necessario avere il diploma di istruzione secondaria. Da domani è già possibile produrre istanza, il termine di presentazione dell'istanza è di 30 giorni, quindi da domani 2 aprile fino al giorno 3 maggio 2021 sarà possibile produrre istanza. Ovviamente per i dettagli si rinvia alla Gazzetta Ufficiale numero 26 del 2 aprile, ma anche al sito, da domani sul sito del Comune di Baronissi ci sarà ogni dettagliata informazione per chi intende partecipare. È sicuramente fatto di notevolissima importanza, siamo contenti, possiamo dare un'occasione. 10 posti non sono tantissimi, non sono neppure pochi, per le capacità finanziarie dell'ente. Ripeto ancora, questo concorso è stato possibile grazie alla solidità economica del Comune di Baronissi, grazie alla buona amministrazione del Comune di Baronissi, perché c'erano dei paletti ben ristretti, specifici e dettagliati,
a cui il comune di Baronessi ha interamente e pienamente consentito di partecipare, non tutti i comuni lo faranno, possono farlo. Insomma, andiamo avanti perché anche le attività amministrative dell'ente sono da disbrigare e questo si fa con le risorse. Nelle more dello svolgimento del concorso, ovviamente occorreranno alcuni mesi, noi provvederemo a contrattualizzare, vedremo per 5-6 mesi, alcune risorse che sono risultate idonee presso altri comuni per dare una mano importante ai nostri comuni che sono, dal punto di vista dell'organico, veramente ridotti all'osso. Quindi rinnovo l'invito per le persone interessate, io spero tanti giovani di Baronissi, faccio gli auguri, da domani possono leggere il bando sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito del Comune e pensare di partecipare a questo concorso. Ovviamente gli facciamo gli auguri a tutti, vincano i migliori. Benissimo, lavori pubblici sindaco, quindi ci concentriamo anche sui lavori di via Ferreria, ecco, qual è l'aggiornamento qua? No, io nelle scorse settimane ho detto che stanno andando avanti diversi lavori o sono in itinere. O sono in via di perfezionamento e definizione le pratiche amministrative, purtroppo, che sono necessarie. Noi vorremmo realizzare tutto senza lungaggini, però purtroppo i documenti devono essere sempre conformi alle norme, alle regole, quindi si perde magari qualche tempo in più. Voglio tranquillizzare i cittadini di Via Ferreria, segnatamente quelli del condominio De Simone e Paraggi, che i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale e non solo, quella della sistemazione delle caditoie della strada, quindi per la captazione delle acque e delle piogge saranno cominciati di qui a qualche settimana. Stiamo soltanto attendendo l'ok, la definizione appunto di una pratica amministrativa. Nel momento in cui abbiamo l'ok, io credo auspicabilmente che sicuramente entro la fine di questo mese i lavori cominceranno e finalmente daremo una risposta. So che c'è tanta attesa, il mio intervento in questo senso vuole tranquillizzare, voglio dire, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi, portandoci anche sul posto, incontrando i residenti, voglio tranquillizzare, insomma, veramente siamo alle battute finali. Credo che questo mese di aprile ci regalerà l'inizio e forse anche la fine dei lavori. Bene, Sindaco, ci abbiamo alla Santa Pasqua, un messaggio di augurio per i nostri concittadini in un momento di estrema difficoltà. Sì, un momento veramente difficile, incredibile, impensabile da tutti quanti noi. Forse quest'anno è peggio dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso abbiamo vissuto una Pasqua in lockdown. Quest'anno però, insomma, è molto peggio perché siamo stanchi, siamo provati da questa esperienza, da questo modo veramente che ci ha messo in ginocchio, ci mette in ginocchio. Io vorrei fare gli auguri a tutti, pregando tutti veramente di fare un ulteriore sforzo, credo che questo sia l'ultimo sforzo, perché insomma la campagna di vaccinazione, anche se con qualche così battuta a vuoto, sia per la mancanza di vaccini, sia per l'organizzazione insomma sanitaria, ha fatto registrare, ma insomma adesso prende il via, ascoltiamo e sentiamo anche delle notizie rassicuranti al governo sulla fornitura del vaccino. Io credo insomma che il peggio è passato, guardiamo avanti con speranza, guardiamo avanti con fiducia e ovviamente la Pasqua, la Santa Pasqua che per i cristiani è la festa della resurrezione, della speranza, possa così insorgere in tutti noi appunto la speranza della resurrezione non soltanto di nostro Signore, che ovviamente festeggiamo questo, ma anche della resurrezione della speranza per tutti quanti noi, per una vita che torni ad essere nel più breve tempo possibile normale.
Auguri di buona Pasqua a tutti, a tutti quanti i nostri concittadini. Devo soltanto dire che faremo un augurio speciale, ma soltanto un pensiero piccolo piccolo, organizzato, devo dire, essenzialmente dalle nostre consigliere comunali, le signore ed anche le assessore comunali, che hanno voluto pensare a un piccolo, ma un proprio un piccolissimo gesto di augurio, in favore dei bambini residenti qui da 0 a 10 anni. Sarà distribuita, per augurio, una bella stampa, peraltro definita a mano da un artista che ricorda i supereroi. Sono sempre, diciamo, fumetti che fanno piacere ai bimbi, che sono quelli che in questo periodo sono tra quelli che in questo periodo veramente hanno più sofferenza, più lontananza dalla vita che è proprio dei bambini, degli adolescenti, e che vogliamo così salutare affettuosamente in questa Pasqua. Quindi i bambini da 0 a 10 anni riceveranno, poi faremo sapere nelle prossime ore dove consegnare o ritirare questo piccolo omaggio, con gli auguri miei personali, dell'amministrazione comunale e di tutti i colleghi della maggioranza e del Consiglio comunale. Bene, Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso, ci risentiamo nelle prossime settimane.